La redazione Codec TV è andata a Palazzo Pallavicini, che ospita 80 tra le più celebri opere di Alfons Mucha, di cui 27 esposte per la prima volta in Italia. Abbiamo intervistato Chiara Campagnoli, della Pallavicini SRL, organizzatrice della mostra. Alfons Mucha nasce in quella che è l'odierna Repubblica Ceca, faceva parte dell'impero austro-ungarico alla data della sua nascita, ed è uno dei maggiori artisti cechi e europei per quanto riguarda l'arte grafica. Lui nasce come artista grafico e non era particolarmente famoso finché non incontrò Sarah Bernhardt, una famosissima attrice parigina di inizio Novecento, a Parigi, dove gli viene richiesto per caso di disegnare un manifesto teatrale per una delle pièce della Bernhardt, perché l'artista che di solito se ne occupava era in vacanza. Quindi lui per caso disegna un manifesto teatrale, l'effetto è talmente incredibile, piace talmente tanto che Sarah Bernhardt decide di firmare un contratto con lui e di far disegnare a lui tutti i successivi manifesti teatrali. Lui che comincia a diventare famoso, a lavorare a Parigi, a conoscere i circoli letterari parigini e a specializzarsi nell'arte, diciamo, dei manifesti teatrali. Ed è lì che nasce la sua suo nuovo stile, perché rappresenta le donne in una maniera completamente diversa rispetto a quanto succedeva prima. Non solo come da un punto di vista proprio grafico, quindi con dei colori, una palette di colori molto morbida, delle forme molto sinuose, elementi floreali, ma anche proprio da un punto di vista più tecnico e geometrico, rapporti proprio di altezza rispetto a larghezza diversi, chiamati 3:1. In seguito gli viene chiesto di uscire dalla parte teatrale e di cominciare a disegnare per dei prodotti. E quindi con lui nasce il primo concetto di utilizzo dell'arte grafica per la pubblicità. Diventa molto famoso anche in quello, talmente un successo di pubblico ebbero questi disegni, queste confezioni disegnate da lui, che gli venne richiesto di togliere questi disegni dalla loro primaria funzione di pubblicità e di portarli nelle case di tutti, quindi stampa a massa. E quello è uno dei primi esempi di arte per il pubblico. Da qui sì, un altro scatto laterale, non proprio conseguente, è il suo impegno politico. Nel 1928, decennale della creazione della nascita della Cecoslovacchia, lui disegnò una serie di tele che inneggiava al nazionalismo ceco. In questa mostra cerchiamo di rappresentare tutte e tre queste anime dell'artista. La mostra è strutturata in tre sezioni, che sono le donne, la bellezza e la parte più politica. Allora, come donne, donne come muse, racchiude sia la parte teatrale che la parte pubblicitaria, perché è tramite la raffigurazione della donna in una maniera nuova che lui esprime il suo stile. C'è anche una nuova maniera di raccontare le donne, di disegnare le donne, che è quella che verrà chiamata formula Q, dalla lettera Q, perché molte donne venivano disegnate davanti a qualcosa di tondo, con i capelli fluenti che scendevano oltre il cerchio. La mostra dura 4 mesi, appena aperto questo weekend appena passato, dura fino al 20 di gennaio, e siamo aperti dal giovedì alla domenica, dalle 11 di mattina alle 8 di sera. Abbiamo varie tipologie di biglietto, tra cui per gli studenti universitari il giovedì università, visite guidate organizzate con cadenza bisettimanale. C'è una novità che si può scaricare, si chiama Pallavicini Alfons Mucha. La cosa forse più interessante di questa audioguida è che non c'è bisogno di inserire il numero di codice dell'opera, ma è l'app che riconosce tramite la geolocalizzazione dove ci troviamo e ci indica quali sono le opere vicine
che si possono ascoltare tramite l'audioguida. In più, se dotati di cuffiette, c'è addirittura un sistema per cui lui parte in automatico quando sei vicino all'opera e ti descrive l'opera senza che tu abbia bisogno di scegliere o quant'altro. Per cui vi aspettiamo.